Buongiorno a tutti i membri della Espion Squad, benvenuti in questo nuovo e fantastico video e oggi parliamo di rotture. Volevo attingere dalla mia recente esperienza per aiutarvi, forse, spero, a capire come elaborare meglio una rottura. E con rottura non intendo solo la rottura di un rapporto amoroso, quindi con un partner o una partner, ma proprio la rottura di un rapporto in generale, che possa essere di amicizia, che possa essere di parentela o appunto anche amoroso. Le cose sono sempre molto diverse tra di loro, chiaramente la mia esperienza e quello che ho imparato io non può essere valido per tutti quanti, però secondo me sono delle cose che io ho imparato e che potrebbero effettivamente essere utili a qualcuno per cercare di minimizzare un po' la sofferenza che la rottura di un rapporto effettivamente causa. Mi permetto di fare questo video anche perché io sono pessima nell'elaborare le emozioni, nell'elaborare tutto quello che mi succede di fatto, sono proprio pessima. Però diciamo che queste accortezze mi hanno aiutato a superare la chiusura di un rapporto che per me era davvero tanto tanto importante, ma che sentivo che doveva finire. Capita ogni tanto che sentite che il rapporto che avete con una persona, nonostante magari le vogliate benissimo e nonostante per voi sia una persona comunque molto importante e valida, il rapporto a un certo punto sentite che non va più bene e quindi bisogna interromperlo proprio per il nostro benessere. Quindi se magari fa malissimo all'inizio smettere un rapporto, poi in realtà ne va a beneficio nostro a lungo termine. Questa cosa non la sapevo finché non sono andata in terapia, perché sono un po' cresciuta con l'idea, probabilmente anche tramite i film che guardavo, insomma è una retorica abbastanza comune. Pensavo che se tu vuoi davvero bene a qualcuno, fai qualsiasi cosa, e con qualsiasi cosa intendo proprio che ti svaluti, che fai in modo che le persone possano mancarti di rispetto semplicemente perché tu le ami talmente tanto che sopporti questa cosa, e probabilmente con il tuo amore le persone cambieranno, evolveranno e poi ricambieranno il tuo affetto. Però non è così, non è assolutamente così. L'amore non va elemosinato, una persona ti vuole bene a prescindere da quello che fai, da come ti comporti, da quanto tempo ci metti per riconquistarla. Semplicemente ti vuole bene, basta, per la persona che sei, per quello che pensi, per come ti comporti. E io con il mio passato, con la storia di bullismo, eccetera, eccetera, insomma, facevo davvero, 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 davvero fatica ad accettare il fatto che le persone non mi volessero, le persone a cui io volevo bene non mi volessero bene. Per me era inaccettabile, non esisteva questa cosa. Io da queste persone dovevo farmi voler bene, tanto che lo pensavo davvero, pensavo veramente che queste persone mi volessero bene per la persona che sono, quando poi in realtà non è stato così e io mi sono sentita tremendamente stupida per averci creduto tutti quegli anni e per aver perso tutto quel tempo dietro a persone che appunto non volevano stare con me di fatto, a cui io non interessavo minimamente. Diciamo che sono state anche poco sincere nei miei confronti, quindi è anche questo il motivo per cui io non mi sono da mai data pace per tantissimo tempo, perché non riuscivo proprio a capire il motivo per cui queste persone si comportassero in un determinato modo e poi facessero tutt'altro. Mi triggerava tantissimo e quindi ho fatto davvero tanta fatica a un attimo rimettere insieme pezzi e capire che valevo molto di più di queste relazioni, però è difficile, è molto difficile. Però come primo punto, in primis, proprio ancora prima della rottura, io vi consiglio proprio di stare molto attenti alle relazioni che avete e cercare di coltivare solo le relazioni che vi fanno stare bene. Se non c'è sincerità, se non c'è trasparenza in un rapporto, probabilmente quel rapporto non sta funzionando, e se voi vi sentite
a disagio o comunque sentite che non siete pienamente soddisfatti, prima parlatene ovviamente e cercate di risolvere la questione, ma se la questione non si risolve, probabilmente è ora di lasciare andare quella persona. E quando vi succede, sia che siate voi a lasciare andare quella persona, sia che sia l'altra persona a lasciarvi andare, sia che sia qualcosa che concordate entrambi, perché può succedere, il primo consiglio che io vi do è quello di smettere di seguire sui social, se li usate, la persona in questione. Può, a volte si sente dire che questa cosa è infantile, neanche bimbi dell'asilo, cose di questo tipo, ma io non sono di questa idea. Io penso che avere questa persona sempre sott'occhio, vedere che cosa fa, chi frequenta, cosa legge, dove va, è molto più doloroso e ci fa prolungare di molto il tempo di guarigione. Perché di fatto, se noi vediamo cosa fa, vorremmo semplicemente essere lì con lei, con questa persona, vorremmo condividere delle cose, magari ci viene in mente, vorremmo dirglielo. E poi in questo modo evitate anche di fare magari delle frecciatine o di interpretare magari una storia perché magari questa persona pubblica una frase che voi pensate sia per voi e allora poi ci state male. Semplicemente non le vedete, non potete fraintendere niente, non sapete che cosa fa questa persona ed è il miglior modo per distaccarsi effettivamente da lei. Non è sempre facile nei momenti di sconforto, magari può capitare che si va a guardare qualcosa, però ecco, io sconsiglio vivamente questa cosa perché ci fa soltanto del male. E a tal proposito, io smetterei di seguire anche le persone molto amiche di questa persona. Non appunto per una questione personale, perché non ci stanno simpatici, perché boh, a meno che non siate nello stesso gruppo di amici, che allora sarebbe un po' strano, però. Se magari appunto avete un gruppo diverso di amici o comunque non frequentate le stesse persone, evitate di vedere i repost di questa persona, l'amica o l'amico che mette una foto insieme a questa persona e voi la vedete, poi fate seghe mentali. Con meno cose vedete di questa persona, meno fate parte della sua vita e più sarà facile andare avanti e non pensarci. Un'altra cosa che secondo me è molto fondamentale è parlare di questa cosa. Non ovviamente con la persona in questione e neanche tanto per lamentarsi, ma proprio per esternare il fatto che questa persona magari ci manca o che abbiamo paura, che non stiamo capendo, che non lo pensiamo giusto. Confrontarsi con un'altra persona che ci vuole bene, che ci supporta o che è il nostro terapeuta. Per aiutarci anche a capire che cosa ci fa stare male, che cosa ci manca nel rapporto, che cosa è andato storto. Può aiutare davvero a elaborare questa cosa, perché se ci teniamo tutto dentro non riusciamo ad esternare, non riusciamo neanche a avere un'altra visione della cosa, che molto spesso le altre persone ci danno. Quindi, appunto, il mio consiglio è quello di parlarne con le altre persone, anche fino allo sfinimento, ma non tanto per lamentarsi, ma anche semplicemente per piangere con qualcuno, piangere, farsi abbracciare, farsi coccolare e farsi dire è tutto ok, passerà, questa cosa non durerà per sempre, va tutto bene, io comunque per te ci sono. Un'altra cosa che vi posso consigliare, che secondo me è molto valida, è iniziare a fare nuove attività, possibilmente negli stessi momenti in cui vedevate questa persona, se magari la vedevate con regolarità. O comunque se non è possibile fare nuove attività in generale va meglio perché all'inizio vorremmo parlargliene, vorremmo dire ah guarda ho fatto questo, ho fatto quello, inizierò questo corso, eccetera. Però man mano sarà più una cosa vostra che una cosa con questa persona, che condividete con questa persona e sarà un modo per ripartire da zero oltre per il fatto che conoscerete probabilmente altre persone, che entrerete in nuovi ambienti e anche questo sicuramente aiuterà a lenire un po' la solitudine e magari il senso dell'abbandono che sentite. Non dimenticatevi di ascoltare le vostre emozioni e di ascoltare quello che sentite. Non uscite di casa per non pensare, o meglio, fate entrambe le cose. Uscite di casa e fate nuove attività per concedervi del tempo per voi e per continuare la vostra vita,
ma non dimenticatevi di pensare anche di tornare a casa e riflettere su quello che sta succedendo, su come vi sentite, su come state affrontando la situazione. Fate un po' un recap ogni tanto, perché altrimenti rischiate di andare in burnout. Se la rottura è stata molto intensa, molto faticosa, magari è una relazione che durerà tantissimo tempo, da tantissimi anni, andate in terapia. È un consiglio che io do sempre perché non è facile. Alla fine, la fine di una relazione è un lutto. Noi stiamo perdendo quella persona e probabilmente la stiamo perdendo per sempre. Non è detto, ovviamente, ma è possibile. E se abbiamo condiviso così tanto con questa persona, se le volevamo bene davvero e ci siamo resi conto che questo rapporto non funzionava più, o comunque anche l'altra persona se ne è accorta e ha deciso di interrompere, abbiamo bisogno di elaborare questa cosa e di aiutarci a superare questo dolore. Fa un male cane anche perché magari ci capita senza che noi ce ne rendessimo minimamente conto. Ci svegliamo un giorno, questa persona ci dice che non ci vuole più vicino e noi non ce ne eravamo accorti e ci cade il mondo addosso e fa veramente male. Quindi prendetevi cura di voi stessi tramite la terapia. Non c'è niente di cui vergognarsi, tutti avremo bisogno di andare in terapia, per cui onestamente non fatevi davvero troppi problemi. Non sempre è colpa dell'altra persona, a volte è anche colpa nostra e a volte non è neanche colpa di nessuno, a volte semplicemente cresciamo, siamo persone diverse, abbiamo bisogni diversi, prendiamo strade diverse e capita semplicemente che alcune persone non vadano più bene per noi come lo erano prima. Prendetevi il vostro tempo, sinceramente non c'è un tempo giusto perché dipende tanto da quello che provavate per questa persona. Tantissime volte ci manca più come eravamo con quella persona che come siamo adesso con quella persona e ci perdiamo in questa nostalgia pensando che prima o poi tornerà la sensazione che avevamo prima. Non stiamo più bene con quella persona ed è inutile che continuiamo a pensare al passato come stavamo prima, ma perché prima eravamo così, bla 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 bla. A volte succede che semplicemente non va. Prima o poi starete meglio. Non posso dirvi le tempistiche, ma prima o poi starete meglio. E quindi niente amici, io direi che con questo video ho finito. Io spero ovviamente che non stiate male, spero che vada tutto bene nella vostra vita, ma nel caso così non fosse, mi dispiace tanto, io mi mando sempre un grosso abbraccio. Sapete che se volete appunto confrontarvi, parlarne un attimo, se avete bisogno potete scrivere qui nei commenti, ma in realtà trovate anche i profili dei miei vari social qui che magari volete scrivermi in privato ed è un po' più comprensibile. Io amici, direi che vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!